All'inizio dell'anno l'annuncio di essere incinta. Poi dopo qualche settimana ha svelato il sesso del bebè. Alessia Ventura, 40 anni, sta vivendo con grande serenità e felicità questo momento della maternità. Per far conoscere se sarà maschio o femmina, ha condiviso su Instagram due tenere foto in cui è insieme all'uomo che ama, Gabriele Scalvari, ex calciatore nato a Ragusa a cui è legata dall'estate 2019. In una c'è il pancione in primo piano, nell'altra i due sono sul divano di casa, con il futuro papà che la tiene stretta a sé, dolcemente avvinghiato a lei. Il post ha fatto subito il pieno di like e di commenti e Alessia Ventura, nel rispondere alle domande dei fan, ha svelato che il fiocco della cicogna è rosa. Un'amica le scrive, manca poco? E lei risponde, più di due mesi. Sarà bellissima come te, replica ancora l'intima dell'avventura. Biagio, legato pure lui alla bella modella e conduttrice TV, sottolinea, la mia nipotina. E Alessia, zio Biagio preparato. Continua dopo la foto, adesso è arrivato il momento di svelare il nome della piccola. La showgirl è stata ospite di Detto Fatto e ha mostrato il pancione con grande orgoglio. Alessia e io abbiamo iniziato insieme a 14 anni, ci chiamavano le sorelline. L'unica cosa che lei aveva è il seno e io niente, confida la conduttrice Bianca Guaccero. Poi, insieme al suo opinionista, domanda ad Alessia come si senta ora che il suo progetto di vita è diventato realtà. Ho trovato l'amore con la A maiuscola e abbiamo iniziato questa avventura, appena l'abbiamo desiderata, è arrivata subito. Tra meno di 4 settimane nascerà. Si chiamerà Ginevra, rivela l'avventura. Continua dopo la foto, è quello che desideravo da una vita, ho un grande istinto materno, anche con mia sorella che ha 6 anni meno di me, questo desiderio lo sentivo molto forte. Altri desideri? Sì, magari un giorno mi sposerò, aggiunge Alessia Ventura. Jonathan le domanda se dopo desidererebbe pure la seconda cicogna. Altri figli? Io ne farei anche 2 o 3. Gabriele ha già un figlio di 11 anni, quindi vediamo, non vorrei spaventarlo, chiarisce la showgirl. Continua dopo la foto, infine ha parlato del suo futuro in TV, il mio lavoro rimane importante, vorrei continuare a farlo, appena arriverà la bambina, però, mi prenderò del tempo per coccolarla da mamma. Quello che desidero per Ginevra è abituarla a viaggiare e a stare con altra gente. Prima di salutare tutti, Alessia regala un'altra notizia in attesa, presto mi trasferirò in Sicilia, che è bellissima. Insomma lascerà Torino e seguirà il suo amore sull'isola. Pubblicato il 30 marzo 2021 alle ore 16:16. Ultima modifica il 30 marzo 2021 alle ore 16:16.